problema di stretta attualità, di uno spaccato della società odierna. Io mi rivolgo soprattutto ai numerosi ragazzi presenti in sala, che mi congratulo per la estrema attenzione che state mostrando, nonostante abbiamo già oltrepassato il mezzogiorno. E un invito che vi voglio rivolgere è quello: nella vostra mentale cassetta degli attrezzi, sia per gli interventi precedenti, per quello appena terminato di Marianna Filandri e ancora per i due successivi, di individuare delle parole chiave da immettere appunto in questa cassetta virtuale degli attrezzi e tenervela come patrimonio umano, come spunto di riflessione e anche per i vostri progetti futuri. Grazie ancora. E adesso cambiamo argomento, anche se c'è sempre una stretta connessione fra tutte le tematiche trattate oggi. Allora, Cinzia Franza, associazione ICULUR. Innanzitutto spieghiamo la finalità, la mission e la vision dell'associazione. E poi qua è già stato menzionato nel corso della mattinata tutte le conseguenze del disastro dell'IPCA di Cirié, quindi tutte le iniziative per valorizzare la fabbrica con l'arte e le esperienze espressive, ma parliamo di un tema di attualità. Faremo poi un passo indietro e quindi chiedo qual è stata la causa principale del disastro dell'IPCA di Cirié e appunto le conseguenze ambientali e soprattutto umane. Intanto buongiorno a tutti, grazie della pazienza. Allora, io sono una vecchia orfana di un caduto sul lavoro. Mio papà è morto nel 76 a causa di un cancro che ha preso nella fabbrica dell'IPCA, un cancro alla vescica. Questo mio papà è uno dei tanti lavoratori che è morto a Cirié, nei comuni limitrofi, per questa ragione. Il numero esatto delle morti dell'IPCA io non lo so, perché alla domanda fatta nel 2000 all'INAIL mi è stato risposto che era una questione di privacy, quindi non potevano darmi il numero totale dei morti, ma mi potevano dare le rendite attive in quel momento. In quel momento le rendite attive, per i ragazzi spiego che le rendite attive sono quelle rendite che l'INAIL dà o al lavoratore malato o alla famiglia del lavoratore purtroppo defunto in risarcimento al posto della pensione per fargli sopravvivere. In quel momento erano 168, quindi posso immaginare che i morti dell'IPCA siano state parecchi centinaia. Cosa si faceva all'IPCA? All'IPCA si facevano coloranti. Si facevano coloranti, io quando sono in classe chiedo ai ragazzi a cosa servono i colori e lì ci si diverte un pochino. Allora, l'IPCA faceva pigmenti colorati. Dall'archivio sistematizzato dalla Procura della Repubblica, che è presente nel sito dell'IPCA, si è visto che i clienti dell'IPCA erano indifferentemente case farmaceutiche, fabbriche di cosmetici, fabbriche alimentari, di industrie di vernici dell'auto, industrie di vernici del legno, fabbriche tessili. Che cosa significa? Che se c'era un impianto che faceva il colore giallo, poteva colorare i capelli delle donne, poteva colorare le aranciate, le caramelle o gli sgabelli. Non c'era nessuna differenza. Da tanti anni io ho l'onore di andare a portare questa esperienza al Tepal, di cui qua oggi abbiamo la rappresentanza dei professori, che è l'istituto superiore, quindi è una scuola universitaria che prepara i tecnici per la prevenzione in ambienti di lavoro. E qui abbiamo approfondito in questi anni tutte queste tematiche e si è visto che in Italia la legge che regolamenta i coloranti alimentari è del 1978, quindi esattamente l'anno in cui ha dato il via al processo dell'IPCA. Quindi è grazie all'IPCA se abbiamo questa distinzione tra coloranti alimentari e non alimentari. Dopodiché il mio spirito, come dire, un po' critico, un po' ribelle, mi chiede che
sempre, quando dico questa cosa, cosa è successo dopo, no? E quindi mi chiedo cosa mi mangio adesso, mi chiedo perché abbiamo bisogno che la menta sia sempre verde, cioè, ecco, sono mille domande che lascio alla vostra mente fervida per avere domande e risposte. Allora, la storia dell'IPCA è questa storia dove nel 1921, quindi siamo più o meno all'inizio del Novecento, combinazione, anche qui c'era una vecchia fabbrica di fammiferi, degli imprenditori milanesi vengono a Cirié e fondano questa fabbrica di coloranti. La fabbrica va benissimo, tant'è che a un certo punto sono arrivati a esserci 600 lavoratori. Siamo in un momento in cui il turnover nelle fabbriche è velocissimo, quindi entra e esce un sacco di gente dall'IPCA. Perché vengono a Cirié? Cioè, dici, ma perché vengono qui? Vengono qui per tre ragioni. Una, perché c'è tanta acqua e le industrie chimiche hanno bisogno di tanta acqua. Secondo, perché c'è un bisogno economico molto forte. Ricordiamoci che siamo in Piemonte, il mare per pescare un pesce quando hai fame non c'è e l'inverno è molto lungo, quindi qui c'è fame. Ci sono molti contadini, quindi è gente abituata a lavorare tanto, a chiedere poco, è abituata a stare un pochino a tutte le domande, ecco, quindi disponibilità, grande disponibilità. E poi siamo in mezzo alla campagna, quindi quando tu puoi fare tutto quello che vuoi, nessuno ti vede. Ecco, noi siamo in questo contesto. In questo contesto la fabbrica va avanti molti anni, cominciano ad ammalarsi i primi lavoratori, però questa malattia, come quasi tutte le malattie professionali, ha dei tempi di latenza molto lunghi, quindi ricordiamoci che siamo in un turnover veloce, quindi la gente se ne va da un'altra parte e quindi cosa succede? Nessuno sa che l'altro si è ammalato, nessuno sa che l'altro è morto. Arrivano gli anni 70, gli anni un pochino più vivaci per la nostra società, si ammalano due persone forse un pochino più, non so come dire, un pochino più ribelli, un pochino più vivaci, che sono mio papà e Albino Stella, saluto Daniele. Ebbene, nel 68 mio papà si ammala, mio papà ha 35 anni, è una persona che ha un'attività commerciale, è una persona, come dire, abbastanza vivace, ecco, diciamola così. Scopre di avere una malattia professionale, scopre che è stata l'IPCA, si arrabbia molto, comincia a denunciare, comincia a fare tutto quello che bisogna fare, che oggi diamo per scontato, negli anni 70 non era così scontato, e quindi comincia a denunciare la fabbrica. E da qui esce il titolo del mio intervento, che il titolo del mio intervento è una frase di Ugo Ricciarelli che dice: e ora che sappiamo, tocchiamo con la nostra mano per non dover più dire di non aver saputo. Ecco, quindi queste storie servono proprio a questo, servono per sapere le cose, che cosa è successo. Qua a Cirié c'è la piazza vittime dell'IPCA, tanti dicono ma che cosa vuol dire, perché c'è la fabbrica, perché c'è questa via? C'è una via intitolata a mio papà e Albino Stella, quindi è bene andare e ricordare che cosa. E da qui faccio un po' la vecchia perpetua. Vi leggo un'altra cosa che voglio leggere perché ho paura di non dirla esattamente come voglio. Il ricordo celebra i morti da non dimenticare, la memoria conserva i fatti da non ripetere. Quindi quello che io ci tengo a portare avanti, ormai sono credo una trentina d'anni che mi occupo di questo molto fortemente, è la memoria. Qual è la memoria? La memoria non è il ricordo dei poveri morti. I poveri morti sono il cimitero, i poveri morti sono dentro i nostri cuori. La memoria è quello che non deve più ripetere la società. Che cosa è servita l'IPCA? Che cosa è servita la fabbrica dei fiammiferi delle bambine? Loro sì, sono poveri morti, ma è un'altra cosa. La memoria è quella cosa che ci deve servire per dire non deve più succedere. Io adesso sono in un periodo della mia vita, i miei amici lo sanno, un pochino pessimista, nonostante io sia molto ottimista di natura. Perché pessimista? Perché mo sono 50 anni che io sento queste cose. Il primo convegno su questi argomenti, io credo, il primo convegno l'ho fatto quando avevo
21 anni, 22, cioè l'ho sentito chiaramente, non parlavo io, però e si dicevano già queste cose. Quindi per me ogni volta che partecipo a una cosa di questo genere è un dispiacere, ogni volta che sento dire adesso non capiterà più, è un altro dispiacere perché ricapiterà, no? E allora ecco che mi collego a quello che ha detto il dottor Fierro. Ha detto che ci vuole intelligenza, ha detto che ci vuole capacità, economia, ci vuole cuore. Solo lì. E per i ragazzi, io vado tutti gli anni in tutte le scuole che mi chiedono di andare, che cosa dico? A loro dico che l'elmetto più importante, quello che avete dentro di voi, è quello che avete tra il cuoio capelluto e il cervello, è lì che deve essere il vostro elmetto e ve lo dovete portare dappertutto sempre, ve lo dovete ficcare in testa adesso, perché ogni volta che voi andate a lavorare in qualunque posto, in una cucina, in una falegnameria, dappertutto, anche in una scrivania, perché quando siete in una scrivania e arrivano i vigili del fuoco, io ho lavorato 40 anni in un'industria chimica perché il destino è strano, e un'industria chimica diversa dall'IPCA però, e io so che cosa voleva dire quando arrivavano i vigili del fuoco. Io ho visto cosa succedeva prima e cosa succedeva durante, e devo dire la verità, io non ho mai sentito nessuno urlare così tanto come una rappresentante dei vigili del fuoco in sala direzione, e io quella donna non l'ho mai vista ma la amo. quindi voglio dire, è quello lì l'elmetto, quello lì è l'elmetto, perché anche se voi siete in una scrivania sarete quelli che potete vedere che la carta conta per soddisfare determinate cose, ma quello che conta è cosa c'è scritto nella carta, quello che conta è quello che si applica della carta, quale serietà, quale decenza, quale anima ci mettete nella carta, perché possiamo fare tutte le certificazioni del mondo, mi viene da dire una parolaccia ma non la dico perché sono qui, non servono a niente. Serve che si faccia seriamente il proprio dovere. Ecco, solo così vi potete, ci possiamo salvare. Grazie.